tutti. Stefano è pigliato malissimo, mi ha rubato le coperte di tutta la... Noi abbiamo preso, credo, il 90% dei batteri esistenti al mondo. Questo materasso è praticamente una biologica, invece di andarmi da sopra. Comunque abbiamo dormito in quattro in questa stanza. La Fra continua a dormire per terra. Non posso filmare mentre rido. Stiamo già morendo. Esatto. Giorno 1 è già arrivata la morte. Siamo già, questo posto. Siamo già morti. Insomma, sarà difficile. Sarà molto difficile sopravvivere. Addio. A questo punto mi comprerei un piumone, un cuscino. Mi faccio mandare a casa così. Ci sono 5 gradi? Sì. Forse ci sono 5 gradi, fa freddissimo. Ci siamo appena alzati, siamo distrutti. E vediamo oggi come va. Dovrebbero darci le chiavi dei nostri appartamenti. La mia roommate mi avrà data per dispersa. Le avevo detto torno domani sera, che figo. Comunque, questa è la vista, che non è niente male. Una bella giornata qui a Rovaniemi, siamo ancora chiusi fuori, stiamo ancora aspettando una tutor. Dettagli. La Francesca no, perché lei è la sua casa, la stronza. Esatto. E ha anche una tutor molto... Allora, tutor figa, no, simpatica. Big guy is the one. E questo in teoria è Contoti 3D, dove abito io. Ma non siamo ancora ben sicuri dove sia. Quello è il B. Quindi, no. Perché... 3 A B G C. C'è scritto B anche lì però. Sarà il 5. Bene. Quindi aspettiamo. Aspetta, rilassiamo. No, devi girarci un po' di. Andate più piano. È fatto per ondeggiare lentamente e rilassarsi questo. Non è fatto per creare una gara di velocità. Differenza di vedute. Vabbè, pressione sulle gambe. Io non ho visto la tavola. Farà freddo. Non so che sarà la mia condizione permanente per. Mi mamma fa, ma la frase che è freddolosa, ho detto, non lo so. Direi che il maglione è gradito. Ha detto vediamo per Natale. No, è molto rilassante questa cosa. Potrei addormentare, tanto non abbiamo una casa, quindi... Ci siamo appena sistemati e stiamo andando a fare il primo tour di Rovaniemi. Una bella giornata, non fa neanche troppo freddo e abbiamo appena conosciuto la nostra tutor. Stefano and the church. Chiesa luterana di Rovaniemi, che è anche la chiesa principale. Questi sono i due laghi e la tutor ci ha appena detto che d'inverno ci si può camminare sopra perché sono ghiacciati. Kirkkolammen puisto. Il lago e il parco vicino alla chiesa. Ci è arrivati alla University of Lapland. Okay. So can you go and have a look if you like?
buon appetito. Carichiamo le pile. Ok, abbiamo appena finito di mangiare e ora ci stiamo dirigendo al second hand shop. Questi stanno seminando e noi siamo in giro in tre a piedi, camminando per qualche chilometro. Mentre la Zorzi ci ha abbandonato con la sua cazzo di tutor Bigga, Bigga Conola, che non viene da coccola. E se ne va in giro tranquillamente in macchina. Ha già fatto la spesa. Esatto, noi invece siamo in giro. Si è già mangiato. Noi siamo i poveri cani che vanno a piedi. Poveri cani che abbiamo già fatto 10 km tipo stamattina. 30.000 abitanti, ma è ben distesa sul territorio perché ce n'è di spazi, insomma, come potete vedere. Sì, tu vedi tipo due abitanti al colpo. Ecco, tipo noi dovremmo andare adesso su là a comprare i cuscini di seconda mano, cioè cuscini utilizzati da pakistani che comprano 5 euro. Che sanno di kebab. Su cui sarà un piacere dormire praticamente. E adesso sì, guarda la strada grossa, attraversiamo la strada grossa e siamo praticamente arrivati. A questo dopo. È un camminamento per tagliare, sì. Iniziamo a fare pratica come aiutanti di Babbo Natale. Siamo appena andati a comprare qualcosa. Speriamo di sorpassare le dure selezioni per aiutanti di Babbo Natale. Solo i migliori gnomi della Finlandia vengono presi. Sarà dura. Siamo un po' sconvolti perché dobbiamo fare 40 minuti a piedi con questi sacconi pieni di piumoni, cuscini e asciugamani. A cui dovremmo aggiungere la spesa. Già. Adesso ci siamo accampati qui in attesa che Stefano esca dal negozio di elettrodomestici perché è andato a vedere se riesce a far riparare la sua videocamera. E Ida ci ha detto che qui in Finlandia mangiano la mattina a colazione normalmente. Poi a pranzo, a che ora ha detto? Alle 11, a volte mezzogiorno. E la cena sulle 3-4, quindi abbiamo dedotto che qui i negozi rimangono aperti fino alle 3, cioè ora. Che non è ancora stata verificata questa cosa, vi sapremo dire. E dopo le 4 che cosa fanno? Dormono. Dopo le 4 dormono. Non fanno festa, è vero. Allora ci stiamo sbloccando. Abbiamo trovato un cartello pubblicitario molto divertente, leggetelo. Tatuatore tua. Ecco. Tatuatore tua. Ci stanno guardando tutti molto male. Andiamo. Aspetta. Strappo qualcuno. È un attimino imbarazzante, eh? Però mi scrivo. Io. È la prima volta che faccio autostop in vita mia. Sopravvissuti al nostro primo autostop. Un autostop, un'esperienza veramente notevole con questo simpatico uomo che andava a cenare. Direi quasi formativa. Formativa, esatto. Sono circa le 4 e mezza, quindi questo uomo aveva già fame a quanto pare. È valsa la mezza sigaretta che ho speduto. Esatto. Quindi ora abbiamo tutto il necessario per poter fare una notte più o meno decente, senza batteri. Abbiamo un cuscino. Abbiamo un cuscino, un copriletto, tutto quello che vogliamo. E possiamo recarci da Zack. Bene, andiamo a casa. Ecco, qui ci sono le giacche, un armadietto, il bagno, e la cucina. Ecco qui. Questo è il terrazzo. E questo è Kuntoti. Questa è camera di Eileen. Valigia ancora da disfare, armadio, scrivania e letto.
Bene. È molto luminosa da qui. Ecco qui. Camera di Cri e Suardi. Ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo sistemata. Ora è guardabile. No. Adesso aspetta che faccio l'impianto luce. I tappetini nuovi. Devo mettere il deodorante. Credo che si mette il deodorante. Siamo qui a casa e stiamo cenando. Io, Fra, Cristiano, Stefano e il loro coinquilino, come si chiama? Jonas. Jonas. Io ho appena finito di cenare. Sto andando fuori. Hi, Beatrice. Very enthusiastic. Hi, Beatrice. How are you, Beatrice? So now we have in the... No, facciamo che lo faccio in italiano. Now we have in the... Beatrice Kitchen. And he is our new friend from Belgium. Present yourself. Introduce yourself. I'm sorry. She is very good in English. I am not very good in English. She is your friend. Please. Jonas. He is. From Belgium, and I study law, and I think that's about it. Okay. Not so interesting. Okay, it's enough. And, well, probably the computer is broke. Not broken. Broken? We lost the video. We lost the video, so our blogger finish here. Yeah, I mean EasyCam. I'm sorry, Professor Beatrice Carraro. It's alright, Stefan, it's alright.